Sì, sapevamo che era una partita complicata, difficile. Come hai detto bene tu, non ci sono partite facili, basta vedere i risultati. Primo tempo brutto, tutte e due le squadre hanno trovato un gol sulla nostra disattenzione su palla inattiva. Abbiamo avuto anche un'occasione per pareggiarla subito. Secondo tempo c'è stata una bella reazione, i ragazzi ci hanno creduto, hanno cominciato anche a far girare la palla e abbiamo creato due o tre situazioni per pareggiarle, poi è arrivato l'1-1. Ci prendiamo questo punto su un campo non facile, sicuramente dobbiamo migliorare e devo farci i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto. Ti ripeto, i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, hanno continuato a cercare di giocare e meno male che hanno trovato questo gol. Per quello che per la partita è un pareggio giusto e portiamo a casa questo punto e da martedì pensiamo alla prossima partita. Come è capitato spesso quest'anno, Ranelli ha sentito tirare l'adduttore, Beretta ha giocato con un buco che gli ha fatto in entrata, però sappiamo che su sti campi c'è da battagliare e andremo avanti con chi rimane, anche perché c'è un gruppo di 20 giocatori tutti all'altezza, quindi come ho sempre fatto, come hanno sempre risposto i ragazzi, cercheremo di ripartire alla grande. Sicuramente faremo di tutto per raggiungere questi playoff, mancano 4 partite, sono quasi tutti scontri diretti, quindi ce la giocheremo fino alla fine sicuramente. Sicuramente per come si era messa la partita è un punto importante che ci teniamo stretto, anche avendo visto gli altri risultati, e sapevamo di venire qua, di trovare una partita del genere, e poi sapevamo che in campo, per come si è messa, non era facile, quindi devo dire che secondo me siamo stati bravi ad avere una reazione nel secondo tempo, ecco. Non è mai facile contro delle squadre comunque. Si stanno giocando qualcosa, come la salvezza, andare sotto e in casa da loro. È ovvio che, ripeto, secondo me siamo stati bravi secondo tempo ad avere una reazione, nonostante non fosse facile, perché comunque loro erano chiusi, ma prendiamo quello che c'è di buono, perché secondo tempo c'è stata una reazione, ci abbiamo creduto e quindi ci teniamo stretti il punto. Sicuramente obiettivi personali. Io spero sempre di aiutare la squadra con un gol, ma prima di tutto il risultato che conta in questo momento è più importante raggiungere l'obiettivo di squadra. Poi ben venga che magari i miei gol possono aiutare a raggiungere l'obiettivo.